Ciao fans. Siamo qui oggi nell'idromassaggio e fa anche le bolle, guardate, aspettate. Però adesso lo stoppiamo, se no non si sente l'audio. Siamo qui nell'idromassaggio di questa suite all'ultimo piano di un hotel di Trento. Hotel B-Place. Perché poi ce l'avete chiesto tutti, ma dov'è che c'è l'idromassaggio in terrazzo? Hotel B-Place, per festeggiare l'anniversario che era il 24 marzo. Il video uscirà più avanti e adesso siamo già a fine aprile praticamente. Esatto. Però vabbè, era per contestualizzare. Siccome ci avete fatto un po' di domande su Instagram, Facebook, eccetera, abbiamo colto l'occasione per fare un video di Q&A un po' diverso, prendendo ispirazione da un'altra persona che aveva fatto un video simile. Sai chi era? Sì, e mi piace anche. Questo chiedono dove ci piacerebbe vivere. È rivolta a entrambi, però vabbè, rispondi tu, tanto la risposta più o meno la stessa. Ai Caraibi. Ma non è vero, ma è una cosa realistica, penso che intendesse. Perché ma... palle vivere ai Caraibi, tutto piatto. Capito, secondo me dopo un po' ti annoi. Le signorine con le cocomere. Ma che cazzo se ne frega? No. Ma no. Allora, posso dire dove ci trasferiamo? Ma sì, più, sì, meno. più o meno. Senza allora, mai dire i paesi precisi, certo. Che poi non mi piace. Allora, a breve ci trasferiremo nella zona di Como. Luna Colombo apre la porta della casa nuova. Finalmente. Vai, apri sta porta. Sì, non c'è niente adesso. Luna Colombo, dove siamo? Nella casa nuova. Che si trova? In provincia di Como. Brava, non si dice mai il comune prima che ci vengono a trovare. Per svalicare meglio, ok? In moto. Non è vero. Per lavoro. Per lavoro. E penso che quella zona lì ci... ha del potenziale, sì, comunque. Ci potrebbe piacere. Cioè, potrebbe piacere. Sulla carta ci piace. Bisognerà vedere a viverci. Esatto, però come location comunque in mezzo, cioè sia città sia comunque zone tranquille in mezzo alla natura. Cos'è quindi, che non piace a noi? A noi non ci piace il casino, non ci piace il... Quindi per dire Milano non ci piace. Tutte le città in città non ci piacciono. Cioè tipo anche se vado a Torino, Roma, cioè tutte le città grandi noi non ci piacciono. La calca, tutte le persone, i mezzi pubblici, no. Preferiamo la periferia, le aree aperte, poche persone. E tanta natura. Quindi dove ci piacerebbe vivere in realtà così. Poi in realtà mi piacerebbe vivere anche in Sardegna dove hanno comprato la casa i miei. Guarda che spettacolo. Eccoci qua a Pedralunga, eh. Luna Colombo, vuoi rilasciare un commento? Guardate, 28 dicembre. E fa caldo, non è che... Potrei anche togliermela. Sì. Anzi, la toglierò. Ta-ta. Guardate, e non ho freddo. Hai il top abbinato? Certo. Che stile. Tac. Siamo per da Longa di Baunei. Guardate qua. Che giornata della Madonna. Andiamo al mare? Andiamo fare al mare. Il bagno? Sì. Yeah. Andiamo. 28 dicembre, Luna Colombo fa il bagno. No? Non fa il bagno? Ormai l'ho annunciato, cosa fai? Ti tiri indietro? Che bagno è fino a lì? 28 dicembre 2021, Sardegna, Ogliastra. Un po' caldo e quindi ci sta un bagno frescante. Ma è fredda, è proprio gelata. Non so come fa. No, vabbè, probabilmente mi piacerebbe viverci lì dei mesi dell'anno, sì. E poi mi piacerebbe vivere degli altri mesi anche a Bema, per dire che la casa nuova sarebbe bello, magari un mesetto lì che vedi giù tutto, sì, quando sì. Fa proprio caldo in città. Diciamo che in ogni periodo dell'anno ci piacerebbe vivere un posto diverso. Ok. Vediamo se col tempo riusciremo a crearci questo tipo di vita.
Noi ci proviamo, poi vabbè. Beh, questa domanda qua, penso che lo sappia anche ai sassi, però vabbè. Quanti anni avete? Quanti anni avete? Allora, io ne ho 26. Però, sai cosa? Secondo me frega, perché magari uno vede il video in cui ce l'hanno chiesto, era un'altra età, però, però basterebbe guardare la data di pubblicazione. Poi, vabbè. Poi forse c'è anche la... Sei dove? Abbiamo fatto un domanda, un'intervista doppia durante il lockdown, ci ho messo tipo mille ore a editarla perché era la prima volta e non ero capace. Ve la lasciamo nella in alto a destra, che non so da che parte è la destra. Si sia di là. Quindi andate a guardarlo, dicevamo la data di nascita. Ah, ok. Però ad oggi che stiamo registrando il video, che è il 23 aprile 2022. Io ho 26 anni. E io 32. Abbiamo 5 anni di differenza, 95-90, però gennaio e dicembre. È dicembre, quindi alla fine sono 6 anni. Questo non so se è una domanda o un'offesa. Hai intenzione di fare qualche corso per migliorare la capacità di intrattenimento, virgolettato, su YouTube? No, sinceramente non penso di fare qualche corso. Non è tra le priorità della mia vita. Penso che sia rivolta a me, quindi rispondo io. E io non faccio intrattenimento. In realtà intrattieni di più tu perché sei più simpatica. Sì, beh, dipende dal giorno. Quindi penso che la domanda sia... Sì, dipende dal giorno e dal periodo del mese. Hanno capito. Mi stai proprio trasmettendo il buon umore. Si vede che è proprio una giornata festosa e di gioia. Tantissimo. Sì, vero? Sì. Sì. Grazie per tutta questa compagnia e entusiasmo che mi stai dando oggi. Mi hai dato troppo ieri. Cosa hai dato? Compagnia d'entusiasmo? Sì. Ah, ok. Sì, io non c'ero probabilmente, però vabbè. Non è vero. Allora, potrei fare dei video come fanno gli altri, facendo un sacco di tagli, mettendo solo le parti divertenti e magari tipo facciamo un giro dove abbiamo 8-9 ore di registrato e quindi vengono magari 10-15 episodi su un giro, che è come facciamo adesso, quindi i video sono tra virgolette più diluiti, meno pam 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 pam, ma dall'altra parte si vede di più il percorso, si vede di più il dialogo che c'è tra noi, si vede di più cosa succede realmente. Oppure potrei fare come tutti gli altri e da 9 ore tirare fuori un video di 10 minuti dove c'è una serie infinita di cose buttate lì che magari fanno, prendo solo quelle che fanno ridere, faccio un video, però cioè, non è quello lo scopo con cui li facciamo, cioè almeno visto che li faccio io. Io li lascio libertà su queste cose, anche perché non sono capace a farle, quindi... Diciamo che quello che mi piace di questa cosa è avere i video da rivedere come se fosse un video diario, e mi piace anche vedere come sono migliorati nel tempo a livello di qualità. Anche se probabilmente chi ha fatto questa domanda qua gli farà cagare. Qualità video, audio, eccetera. E poi è più che altro un ricordo per noi, come se fosse un diario di bordo, non lo so. Così, mi piace. Tra 30 anni, quando avrò 56 anni. La domanda anni, che ci dice come ci vedremo tra 30 anni. Ecco, potremmo riguardare tutti i nostri video quando eravamo giovani. Quindi io li faccio più per quel motivo lì. Il canale forse era iniziato per un altro motivo, che era dare un'alternativa. In quegli anni lì tutti facevano video in moto e andavano un sacco. Sono arrivato un po' tardi, poi è arrivata anche lei, e forse l'idea iniziale era più dare un'alternativa a video molto stupidi dove le persone facevano cose molto molto stupide in strada. Poi dopo facendoli mi è un po' cambiata la concezione, anche in base a cose che ci sono successe nella vita, e quindi stanno virando più al avere qualcosa da rivivere nel futuro, come se fosse un video delle vacanze fatto episodi. È molto più bello secondo me. Quindi non penso di voler migliorare una capacità su una cosa che non mi interessa. Però mi spiace che non ti intratteniamo abbastanza. Vabbè, ci sono tutti gli altri, non sì, è che siamo piaciuti. Vabbè, ma non è una critica, è magari un modo per dire che a volte magari i video sono un po' piatti. Però il motivo non è che non possiamo farli in un altro modo, ma è che deliberatamente li facciamo in quel modo lì. Sì. Ah, guarda che bello, grazie ai vostri video sono riuscito a prendere la moto, giro ancora con il foglio rosa, ma è fantastico. Oh, queste cose ci piacciono. Anche prima di entrare nell'idromassaggio stava rispondendo proprio al messaggio di un ragazzo, ragazza? Un ragazzo. Un ragazzo che ci ha detto la stessa cosa, che ha comprato la moto perché ha iniziato a vedere i nostri video, gli sono piaciuti e si è comprato la moto. E ci ha ringraziato perché gli stiamo facendo spendere tantissimi soldi. Era un ringraziamento un po'... sarcastico, però vabbè. Se non avessimo la passione delle moto avremmo molti più soldi in banca, quello sicuro. Però saremmo meno felici probabilmente, spensierati.
Ciao fans. Ciao fans. Siamo arrivati in un nuovo albergo vicinissimo Cortina. E anche qui non l'abbiamo prenotato apposta, ma abbiamo trovato una doccia super porno. Sì, sì. Poi dopo la gente dice, ma io a casa ce l'ho uguale. Non penso. Non penso credo. Ce l'avete così a casa. Facciamogliela vedere. Vai Luna, fai vedere. Cioè praticamente tu sei qua, magari sei sul letto, stai facendo, tu stai riposando, una persona va in bagno, qui c'è una finestra e voi direte, vabbè, una finestra fa entrare la luce in camera. Oh mio Dio! Invece no, perché la finestra dà sulla doccia. Vedi, io ho fatto le douche.